Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap per un nuovo showcase. Come potete vedere il Goku dell'Extreme Super Battle Road a Deza. Finalmente lo andiamo a provare ragazzi, con la coppia che scoppia, praticamente lui e suo figlio Gohan, che ha anche il premio delle prime Super Battle Road, quello fisico, il Gohan fisico. Detto questo ragazzi, la carta è migliorata assai, soprattutto se giocata in coppia con il Gohan fisico. Abbiamo un medium chance di stannare dalla 12 key, dalla 18 invece abbiamo un Raise Super Class Allies, Attack e Def 30% per un turno solo, passiva invece abbastanza carina, ma nulla di esagerato, è comunque un LR free to play, però comunque con lezza carina. Attack Def 59% di base, dopodiché Super Class Allies Key più 2, Attack Def 30%. Abbiamo una medium chance di evadere gli attacchi, inclusi Super Attack. Super Class Allies Attack Def 20% in più quando gli HP sono sotto o pari al 59%, e sto 59% c'è ovunque. Infine, ultima cosa, abbiamo un Key più 3 e chance di performare un critical hit più 59% quando abbiamo in turno un Gohan Kid che attacca ragazzi. Quindi lo andiamo a provare in un Goku Family, Link ovviamente tutti al livello 10, lo proviamo e vediamo un po' com'è diventato LR Goku. Ovviamente la cosa veramente buona di questa carta, prima proprio di fare altro, è un attimino com'è buildata. Abbiamo Gohan che è un ottimo tank della Madonna, anche lui con comunque tutti link al 10 e linkante con un Goku in turno, no? Abbiamo le damage reduction del 58% quando c'è un Goku in turno, mentre Goku è quello che farà un po' i danni, anche se questo Gohan i danni li può fare, li può fare. Questi sono tutti i link che attiviamo al momento. Vediamo un po', 99.000 def, 108.000, sì, da quel lato Gohan sempre primo a tankare tutto, 58% damage reduction vuol dire non prendere niente di danno, è un casino di damage reduction, però ora lo giochiamo un attimo secondo, voglio comunque vedere quanto danno fa. Il vero problema è mandarli in 18 tutte e due sempre, ok? Da quel lato un po' bruttina la cosa, però ci può anche stare, cioè per l'amor di Dio, è solo un pochino una rottura. Anche perché se non sbaglio ora, il Gohan è un key più 7. Se fa qualcosa, però non mi ricordo, devo andare a vedere su Dokkan Wiki. Mi ricordo che si dava del key, però non sono sincero, non me lo ricordo che cosa doveva fare. Ok, buon danno. Key più 7 più un additional attack 58 in disable enemy guard when HP is 58% or less. Ok, quindi non è una sola volta, è sempre così, però è solamente un po', vabbè, difficilotto da attivare quel 58%. Ora però, una cosa anche, quando noi scendiamo sotto al 59 abbiamo anche il buff ulteriore. Vorrei tanto attivarlo, eh. Devo essere sincero, vorrei tanto attivare un attimino il buff di Goku, il boost di Gohan, tutto, no? E provarlo proprio completamente. Lo vorrei provare anche in quel modo, vedere un po'. 115.000 def col buff, ok. Anche se, ripeto, non è troppo, però lui può evadere. Solo che è medium chance che è 25%, sì. Da quel lato, non è esagerata, è la medium chance. Però, alla fine dei conti, la cosa che non abbiamo letto è che è diventato un 120 tra chi? Che alla fine ci sta, da 100% a un 120. Quel 100.000 def non è troppo effettivamente, però. Cioè, è una buona coppia di carte, perché i loro danni li fanno, anzi, sono anche abbastanza. No buffer comunque con 2.700.000. Non è tantissimo danno, però alla fine dei conti, consideriamo il fatto, lui critta, l'altro tanka, oltre a crittare, perché comunque è un 50 più per cento di chance di crittare. È una coppia buona, solo richiede di avere veramente tanti team, perché il Goku nuovo richiede ovviamente di affrontare tutte le nuove Extreme Super Battle Road Category sul Jap. È un po' duro ottenerlo, da quel lato sì, è vero, è un po' duro ottenerlo. Però se lo avete, ecco, se lo avete, un qualche utilizzo lo si può trovare, anche solamente giocando questa tonazione. Non che sia la migliore da giocare, però abbastanza divertente. Uno tanka, l'altro fa un po' di danni, buffa tutti. Non fa di certo schifo del tutto. Comunque, avendo il crit, cioè, ha più chance di crittare di molti altri PG. Ok, non caricherà miliardi di milioni di danni. Qua ovviamente non lo possiamo tenere a tankare, non ha tantissima def.
Quando era 115, sì. Però possiamo tenere a tankare, ovviamente, Kid Gohan. Kid Gohan lo possiamo tenere a tankare tranquillamente perché anche lui è un ottimo tank. Tanta di quella damage reduction che abbiamo, non abbiamo problemi. C'è un Goku in turno, quindi abbiamo la damage reduction. Vediamo un po'. Sì, sì, sì. Tanka veramente bene. È come turnazione. Ci sta. I danni sono molto simili. 3 e 9, ok. Con buffer, va bene. Voglio vedere Goku ora. Ecco, l'unica cosa è che se tenete Goku prima, Gohan fa più danno perché lo buffate. Però, ovviamente, non potendo tankare così bene quanto Gohan, è un altro conto. 3-9-3-9. Sì, ok, Gohan può arrivare a fare più danno perché mettiamo Goku primo, tira la 18, lo buffa. Quella è la situazione. È carino, comunque. Non troppi danni, 4 milioni. Ci sono free to play che, ovviamente, fanno molto di più, ma molto di più veramente, Ci sono free to play che sono molto più forti di questi. Anche, direi, anche dei turn, non per forza della guerra. Ovviamente non andranno a fare super mega danni, comunque 4 milioni non li toccano, però a prescindere riescono a tankeggiare veramente bene, sono comunque danno una mano nei team dove si possono giocare. Sono però due carte che alla fine dei conti, finite le road, ora come ora direi sono due ottimi reward. Ora come ora sono veramente due ottimi reward, poco da dire. Allora, qua lo possiamo sinceramente fare. Teniamo a tankare Goku Int, non il massimo ovviamente, però cerchiamo anche di attivare la passiva, così si vedono le cose belle, l'attacco in più per Gohan e tutto. Andiamo in questo modo, lo buffiamo, abbiamo il buffer e tutto, voglio vedere anche a quanto arriva Gohan. Lo so che questo dovrebbe essere uno showcase di Goku, però bene o male il suo scopo è anche quello di buffare, quindi facciamo anche quello, ok? 3 milioni e 100, ok. 3 milioni e 100, vabbè, ripeto, non sempre troppo danno. Buon crit, però cavolo, quel crit è altissimo, 3-8. Quel crit è veramente alto da quel lato? Quel crit è tanta roba. Quel crit, giocandolo con un Gohan Kid, è tanta, tantissima roba. Peccato che non funziona per tutti gli alleati. Sarebbe stata una carta molto più forte per tutti gli alleati, ok? Lo mettete a girare, avete un altro, anche un Gohan Kid così nella turnazione, così tutti crittano di più. Sarebbe stato molto più forte. Allora, teniamo Goku primo, sempre in questo modo. Vediamo meno danno da Gohan, peccato non andiamo in 18. Qua c'è solo un rischio in realtà. Il rischio è che al prossimo turno shottiamo 20.000. Se becco la special, se becco la special è un bene. Vabbè, almeno abbiamo buffato tutti comunque. Abbiamo buffato tutti comunque del 30%. Anche se non è esagerato, però. Oh, beh. Se me la gioco in un modo. Ok, se me la gioco in un modo. Riusciamo a vedere buffer, se non sbaglio. Sì, perché c'è il Gohan che gira. Riusciamo a vedere doppio buffer, praticamente il buff attivo di Goku e Gohan Kid con tutto il kit pronto. Se me la gioco bene, ripeto, enfatizzo sul se me la gioco bene. Cioè non devo prendere niente, non devo neanche esplodere ovviamente. Però per ora va bene, ok. Così non dovremo uccidere. E siamo a posto, prendiamo un po' di danni ancora. E se non sono special ci va bene. Non fate additional, per favore. Non lo dovete shottare minimamente. Che non vi venga in mente di shottarlo. Voglio vedere quel turno, cavolo. Lo voglio veramente vedere quel turno. Mi sembra... è abbastanza interessante come coppia, no? La voglio vedere attivata completamente. Ok. No, non ci dovrei morire. Farà un po' di danno, ma non ci dovrei morire. 89.000, va bene. Ora Goku comunque... Non fare crit, non fare robe che mi rompono veramente le palle. Voglio far vedere una cosa. Non va bene, ok. A posto, allora, vediamo un pochino. Full passiva. Buffer e tutto. Come stiamo di def? 125-134. Ragazzi, io voglio fare una cosa. Io voglio assolutamente vedere quel Gohan Kid incazzato nero. Fatemi usare l'item per non morire. E se mi arriva la special, dopo mi incazzo. Dopo tutto sta roba. Dopo tutto sto ambaradam. Scusate, mi incazzo. Ok. Voglio vedere Gohan Kid da quanto arriva. Vediamo un pochino, ok. 3-6 intanto, Goku. L'avevamo spinto di più prima. Però comunque ora buffa. Non shottarlo, no! Almeno un colpo lo voglio vedere. Non shottarlo con tutto quel crit chance. Ok.
Ok, va bene. Vediamo quanto arriva Gohan. 5-5. Dai, come coppia, ok, che richiede molto, però... come coppia è ben giocabile. Per essere free to play, anche se non è proprio facilmente ottenibile da un free to play questa coppia a Deza, direi che ci sta, per l'amor di Dio. È un'ottima coppia da poter sfruttare in molti eventi, soprattutto anche in Super Battle Road. Con quella damage reduction non è da buttare via Gonkid. Detto questo, ragazzi, spero il video comunque vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo vedere, lasciate un bel mi piace. Commentate ovviamente se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione, ragazzi. Noi ci becchiamo domani al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.